Io ho avuto qualche dubbio all'inizio, per l'appunto, più che i rischi della retorica sul fatto di dover chiedere a un ragazzo a data fissa di ricordare qualcosa. A me pareva una specie di compito scolastico che non corrispondeva al valore delle cose, che era un altro, il valore del ricordo e l'elaborazione del ricordo e la riflessione sul fatto che non è solo ricordare il fatto, ma è lavorarci su. Io penso che adesso è un'altra cosa e può essere un'occasione, penso che, di accettarla come viene. Forse bisogna pensare al modo di avvicinarsi a questa memoria. Una domanda che mi pongo, voglio dirla apertamente, è la domanda di come io vivo il ricordo in una situazione generale in cui la tendenza è l'oblio, cioè in cui il passaggio del tempo attenua fortemente il vigore delle immagini e sopravviene in qualche modo qualcos'altro che l'oblio, aggiungendo qualcosa che non è stato dimenticato, che l'oblio a volte può sembrare un elemento provvidenziale, nel senso che si pensa, qualche volta si può pensare che certi conflitti umani e sociali possono essere superati soltanto attraverso l'oblio, attraverso cioè la dimenticanza di determinate cose. È un'osservazione che viene, mi pare, fu fatta da Renan alla fine dell'Ottocento, quando egli disse che la nazione francese ha potuto nascere in quanto si è dimenticata la notte di San Bartolomeo, e in quanto è stato possibile non contrapporre le vittime di San Bartolomeo alla monarchia francese, è vero? Altrimenti sarebbe stato impossibile. Ecco, io vorrei dire che questa domanda sull'oblio me la pongo, perché non c'è niente di male che si attenui il vigore di una memoria, la drammaticità del memoria. Io sono convinto che una storia come atroce come Srebrenica, sì, non può essere cancellata neanche in 100 anni, però in 100 anni, quando sono morti tutti quelli che possono averla ricordata o averci pianto sopra, le cose sono comunque diverse da quelle che erano 100 anni prima, non c'è il minimo dubbio. Che cioè certe memorie si attenuino, si raddolciscono, non è questo che mi preoccupa. La cosa che mi preoccupa è un'altra, è che, vabbè, sorga l'occasione della negazione dei fatti, attraverso il superamento del tempo, il processo del tempo, si buttino via i fatti. Questo è intollerabile, i fatti non possono essere annullati, i fatti devono essere sempre richiamati, su questo non c'è il minimo dubbio, dovunque sia, i fatti non possono essere. La seconda cosa è la banalizzazione dei fatti. I fatti possono essere ricordati in modo diverso. Ora io mi rendo conto che ci si possono ricordare i fatti in modo diverso, però anche qui c'è un modo inaccettabile di banalizzazione che è in qualche modo un'ipocrisia. Quando cioè il fatto viene presentato in modo da essere, per così dire, letto nelle sue motivazioni diverse, non è più possibile. Ecco, su questo punto io credo che la banalizzazione è molto pericolosa. Come si può impedire come dire, che l'avvento dell'oblio possa in qualche modo cancellare o modificare qualcosa dei nostri ricordi? Pensando poco fa a Srebrenica, penso alla Shoah, penso al dramma generale della Shoah, penso anche, voglio dirlo, ad altre esperienze di
organizzazione della morte di massa che abbiamo vissuto nel Novecento. La morte degli armeni nel deserto siriano, oltre a quella della Shoah con tutte le sue forme, la morte dei ruandesi nel 94, quando hanno sentito suonare la radio delle Cento Colline. Quando suonerà la radio delle Cento Colline, voi dovete sapere che sarete tutti morti. Questo era l'annuncio che sarebbe rimasto. Ecco, alcune di queste cose a me rimangono nella memoria. Naturalmente, io sono molto, molto convinto e anche ammirato, ragazzi, per quello che avete fatto voi a Forlì, perché voi avete in qualche modo riscoperto delle cose, e riscoprire delle cose è molto importante. Non è ricordare, è molto importante, però riscoprire le cose che sono dimenticate è altrettanto importante. Far rivivere delle cose che non ci sono più, perché la memoria le aveva cancellate, perché il tempo le aveva cancellate, perché gli uomini le avevano cancellate. Questa cosa è molto importante. Perché? Perché voi, facendo rivivere le vicende successe nel dramma che voi avete ricostruito, avete fatto rinascere anche gli affetti che erano sopiti, le cose che le persone avevano dimenticato e che hanno ritrovato nella vita e che dà loro un senso alla loro vita, perché la loro vita era rimasta senza senso, almeno per questo aspetto. Questo vi devo dire, una cosa che riconosco. Tutta questa cosa mi fa venire un po' in mente un valore che c'è in tutta la vostra esperienza e che in qualche modo risponde a questa originalità del vostro di ricordare la memoria, che è una cosa originale, quella di risuscitarla, non soltanto di riprodurla. Quando voi fate delle interviste, voi fate quelle che sembrano lunghe interviste. Ecco, a me c'è una cosa che mi colpisce. La lunga intervista non è il carattere del pezzo che viene prodotto, è un'altra cosa. È la richiesta di una valutazione dei tempi lunghi. Cioè si chiede a qualcuno non soltanto di dire quello che pensa, ma di pensarlo in tempi lunghi. Ora, a mio giudizio, il pensiero, il sollecitare i tempi lunghi è la cosa decisiva. Noi siamo tutti inchiodati al tempo immediato in un modo così brutale, davvero, che a volte ci colpisce per la sua brutalità, che quando possiamo portare il nostro pensiero su dei tempi diversi, noi sentiamo che cambiano i problemi. I problemi sono diversi, diventano diversi. Voglio tornare sulla memoria. Come fare a vincere l'oblio? Ecco, l'oblio si può vincere, secondo me, in un solo modo. Se cioè il ricordo della memoria non è solo legato al fatto che viene riprodotto e che si ritiene di dover riportare all'attività mentale della memoria, ma qualcos'altro, cioè alla ragione per cui questa parte viene. Che cos'è che oggi mi spinge a pensare alla Shoah? C'è qualcosa di diverso da quello che era ieri, no? O no? Ecco, io credo che qui il problema c'è. E solo avvertendo che ci sono anche problemi nuovi che vengono avanti, e per cui il pensare alla Shoah, un modo di intervenire per impedire che l'oblio cancelli e soprattutto modifichi l'ordine mentale, è quello di ricordare che cosa oggi
ci dà forza, che cos'è che ci richiama? Ecco, su questo punto ci sono delle domande, bisogna pensare che ci sono le domande di oggi, non, la memoria non è soltanto la ripetizione delle domande di ieri, la memoria è soprattutto il proporre delle domande nuove, e queste domande, non so, prendiamo un esempio scontatissimo, il problema dell'unicità, dell'esperienza, no? Problema sollevato così profondamente dalle esperienze della Shoah. Ecco, vorrei dire, oggi io lo sento molto acutamente questa cosa, lo sento proprio perché sento che vi è un problema di unicità e vi è anche un problema di non unicità. Le due cose ci sono. L'unicità nasce dal fatto che la vicenda dello Shoah è una vicenda, un rapporto con l'Europa e col mondo cristiano. Ed è impossibile non vederla nei suoi rapporti, nella sua storia, nelle sue vicende. È impossibile non vederla anche, come dire, negli enormi pregi che ha la diaspora ebraica, nel quadro generale delle diaspore, come capacità, sia pure attraverso sofferenze, capacità di vivere insieme con gli altri, che è la cosa decisiva nella vicenda ebraica. È vero, e che rende così diversa la diaspora ebraica, tanto dalla diaspora americana come si è formata adesso, tanto anche dallo Stato di Israele, la rende diversa dallo Stato di Israele. Ecco, questo è un punto. Però nello stesso momento in cui io affermo la sua unicità, io devo capire che il valore dello sterminio è un valore che va al di là e che tocca il male di ciascuno. E che si presenta anche in modi diversi, si presenta in modo diverso in Germania e in Italia, si presenta in modo diverso in Africa e nel continente e in Europa, attraverso le vicende del Ruanda. Ecco, cioè vi sono da un lato i problemi dell'unità dell'esperienza, e che è giusto che uno li pensi nel suo modo. Dall'altro bisogna pensare che l'esperienza della violenza e della volontà di morte, della morte di massa è qualcosa. Io ho potuto leggere fin da quando ero ragazzo le vicende degli armeni dispersi nel deserto siriano e dell'impossibilità di trovare una qualsiasi soluzione al problema della sopravvivenza. Questo problema si è riprodotto per gli ebrei nel modo più drammatico e acuto, è vero, e con esperienza anche ripetuta, raccontatemi da sopravvissuti, è vero. Ecco, questo vuol dire che nella organizzazione della morte di massa vi è qualcosa che va al di là della cosa specifica. Cioè c'è l'unità, l'unità del problema e c'è contemporaneamente il bisogno di sentire delle radici più profonde del male, che sono radici che ci toccano tutti. Io non so se è possibile farlo, però questo problema richiama un po' il pensiero di Renan, cioè di introdurre un elemento di cancellazione per poter introdurre delle possibilità di vita, di convivenza. È vero? E ogni volta che si afferma il bisogno della convivenza, questo bisogna tenerne conto, è una cosa importante. Ecco, io mi rendo conto che non è facile, però in quello che dice questo vostro amico tedesco c'è qualcosa di profondamente vero. Cioè l'inaccettabilità delle condanne inesorabili al popolo tedesco, al libro, adesso mi sfugge il nome, ma questo libro che ha avuto
così indebita un libro americano, ecco. Mentre che altri libri di americani hanno avuto una grande serietà proprio nel ricostruire la nascita dei carnefici, no? Ecco, altri, ecco. Io credo che tutto quello che rappresenta condanna di un paese deve essere abolito, ecco, senza minimo dubbio. Però, detto questo, voglio dire qualcosa sull'Italia. Sì, è vero. In Italia vi è stata una campagna razziale. Non è stata una cosa da poco. Ha cacciato dalle scuole tutti i bambini, ha cacciato gli insegnanti, ha cacciato dal lavoro tutti quelli che lavoravano, la mia famiglia. È stata cancellata il lavoro, costretta all'immigrazione. E ecco, come hanno reagito gli italiani? Ecco, qui vi è stato veramente un silenzio colpevole. Io ho avuto allora, ho vissuto per esempio, ho vissuto da giovane, però vivendola anche in famiglie che la stavano vivendo direttamente questa esperienza, quella del giuramento dei professori universitari. E alcuni professori universitari hanno rifiutato di giurare, altri hanno, mi ricordo ancora, frequentavo la loro casa, accettato di giurare in condizioni di disperazione. Non vi è stato allora su questo nessun commento. Poi quando hanno cacciato via i professori dalle scuole, dalle università e dalle scuole, non vi è stato nulla, non vi è stata una sola parola di solidarietà. E quello che mi ha colpito, perché poi io ero entrato nella politica, ero diventato abbastanza attivo, è che nel 1945, quando cioè tutto era normale, era incredibile la quantità di gente antifascista che c'era in giro, di professori, di persone dotte, comunisti, socialisti, azionisti, gente di tutti i tipi, non c'è nessuna, non c'è uno solo di loro che abbia detto una parola per un amico, per un collega fatto partire. Questa è una cosa che mi ha colpito. Perché? C'è qualcosa che si va più in là. Forse voi mi avete una volta parlato della tentazione italica a sentirsi sempre vittime in qualunque circostanza. Cioè la colpa è sempre degli altri, noi siamo sempre puliti, è un po' così. Ecco, qui c'è un punto sulla memoria che a me pare assolutamente imprescindibile. La memoria richiede il riconoscimento. Se il riconoscimento non c'è o è manchevole, la memoria non funziona e non è possibile nessuna riconciliazione. Io credo che una riconciliazione può partire dal riconoscimento. Questo è l'esempio di Mandela, è stato abbastanza chiaro, ma il fenomeno è più profondo, riguarda tutti. Io ricordo come gli etiopici non abbiano capito il fatto che l'Italia non abbia riconosciuto alcune cose, non abbia riconosciuto i gas, non abbia riconosciuto anche altre cose di rapina di oggetti sacri del culto etiopico, del culto copto. Ecco, il non riconoscere le cose significa bloccare qualunque processo positivo della convivenza. Io credo che nella convivenza il riconoscimento è già qualcosa. Se c'è il riconoscimento è già qualcosa che viene avanti. E per questo chiederei che nella memoria si dia il primato assoluto al riconoscimento. Una volta che il riconoscimento c'è, si comincia ad andare avanti, si comincia a lavorare. E vorrei dire che, voglio dirlo anche se
può sembrare, no, riconosco il nesso profondo che esiste tra lo Stato di Israele e tutta la vicenda della Shoah, è innegabile, però non si può ignorare qualcosa. Non si può ignorare, a mio giudizio, che io non posso credere che al mio avversario interessi solo la forza e non la ragione. Io credo che devo abituarmi a vedere in tutti la comprensione anche della ragione e non solo quella della forza. Se io penso che la forza è l'unico argomento valido, io non vado da nessuna parte, rimango al punto in cui sono. Ecco perché ho messo insieme le due cose, il riconoscimento del fatto, che non è ancora il riconoscimento tutto l'insieme della messa a posto, però il riconoscimento del fatto, e l'altro, cioè l'idea, che la forza non è l'unico rimedio praticabile, c'è anche altro, oltre alla forza. Io ho dei dubbi su questo fatto, ho qualche dubbio. Mi è stato recentemente imputato da varie parti che vi sia stata una insensibilità per molto tempo rispetto alla Shoah, anche da parte degli ebrei italiani. E vi sono stati degli episodi abbastanza singolari. Vi è una lettera, per esempio, pubblicata da Sandro Stille in un suo libro di memorie di famiglie ebraiche torinesi, fra cui c'è anche la mia famiglia, non solo torinesi, italiane. E vi è una lettera di mia madre, scritta a mia sorella emigrata negli Stati Uniti dopo la liberazione. E in questa lettera si mette una quantità di notizie dei familiari, chi è vivo, chi è morto, chi è scomparso, chi non si è più trovato, eccetera. E a un certo momento c'è una breve frase: il giovane primo è tornato. Mia figlia legge questa lettera e dice: ma allora voi non avete capito niente? Quando avete scritto il giovane primo è tornato. Invece no, forse noi avevamo, non è che non avessimo capito, sì, certo non avevamo capito. C'erano delle cose che non avevamo capito. Forse nella formula stessa che usava mia madre, il giovane, l'idea che era tornato quello che in fondo aveva fatto la guerra. C'era cioè l'immagine della guerra che prevaleva sul resto. E credo che questo sia stato uno degli elementi che ha consentito il ritardo della comprensione della Shoah. Io credo che abbia influenzato anche un altro elemento, cioè un atteggiamento culturale che io vedo in me, tutto legato in fondo alla formazione nella Prima Guerra Mondiale. Io mi sento completamente formato nella Prima Guerra Mondiale, nella sua violenza, nella sua capacità distruttiva e in fondo nell'aver visto allora la Prima Guerra Mondiale fino alla Resistenza. Poi dalla Resistenza c'è un passaggio a un'idea di Seconda Guerra Mondiale nella quale non c'è più soltanto, come nella Prima, l'essere sì o no. Allora, forse, l'essere allora legato un po' alla Prima Guerra Mondiale faceva vedere la Shoah
come legata alla guerra, non come legata a un episodio suo. E questo ha, secondo me, permesso a noi di arrivare in ritardo. Ecco, questo è possibile che sia successo questo. Ecco, al di fuori di questo, io non so se si può parlare di una, come dire, di una mancanza di solidarietà degli italiani del momento della liberazione. La liberazione era un fenomeno di gioia tale in tutti i campi. Perché cosa voleva dire la liberazione? La liberazione voleva dire questo: la guerra è finita. Nel momento in cui la guerra è finita, dovunque quello è, mio marito, mio figlio, è vero, la mia persona che amo, se ancora viva, continuerà a vivere. Ecco, la fine della guerra vuol dire questa. E a questo punto era, per così dire, qualcosa che ci dava a tutti un senso di felicità. Non so se questo è chiaro, era difficile vedere a questo punto che dove avessimo bisogno di qualcosa, no? Va bene.